è Duca Lamberti? E perché si muove in una Milano nera? Tra la stazione centrale e i Navigli, tra Piazza Duomo e il Castello Sforzesco. All'indimenticabile personaggio creato dalla penna di Giorgio Scerbanenko è dedicata questa puntata dell'Atlante che non c'è. Un viaggio tra pagine di libri e di riviste, tra cronaca nera e finzione cinematografica, sulle tracce di una città e dei suoi demoni. Ci accompagnano Cecilia Scerbanenko, Gianni Canova, Luca Crovi e Paolo Roversi. Una città non si misura dalla sua lunghezza o dalla sua larghezza, ma dalla quantità di storie che può raccontare. Ogni luogo è un libro, ogni libro è un luogo, e le sue pagine possono essere un tour da sfogliare e visitare con in mano una guida. Una guida per lettori viaggiatori. Ogni notte a Milano muoiono diverse persone, per i motivi più diversi, dalla broncopolmonite al mitragliamento in Ripati Cinese. Non siamo sulla Ripati Cinese, ma sulla costa adriatica. L'estate è infuocata e c'è talmente tanta luce che si fa fatica a tenere gli occhi aperti. In mezzo alla folla c'è un bagnante diverso dagli altri. Se ne sta seduto all'ombra di un bar e batte incessantemente sulla sua Olivetti. È uno scrittore, viene da Milano, è magro, ha la pelle chiara e ogni tanto ha un sussulto. È il colpo di rivoltella di uno dei suoi racconti. Mio padre non prendeva mai il sole, anzi scriveva al bar, ci portava in spiaggia e lui stava seduto al bar, che era il Bar Gabbiano, uno dei più antichi stabilimenti balneari di Lignano, e aveva il suo tavolino e lì scriveva. Quell'uomo al bar è Giorgio Scerbanenko. Siamo negli anni 60. E mentre tutti godono del sole d'agosto, sta scrivendo la pagina più nera della sua Milano. Scerbanenko è entrato tramite la raccolta Milano Calibro 9 che mio padre aveva nella Casa del Mare. È stata la prima cosa che ho letto di Scerbanenko e per la prima volta, dopo aver letto Agatha Christie e le storie di Poirot, ho scoperto che c'era un italiano che scriveva delle storie meravigliose, nere, sulla mia Milano. E da lì mi sono andato a leggere tutti i romanzi. Fu amore a prima vista, tanto è vero che poi è uno di quegli autori che hanno segnato profondamente il mio gusto letterario, la mia percezione, il mio rapporto con Milano. Io vivo a Milano, ma non sono milanese come Scerbanenko, e anche la mia percezione forse della vita, dei conflitti sociali, della moralità per certi versi. Sono un grande appassionato di Giorgio Scerbanenko, che è stato un po' il mio maestro, perché se tu vuoi scrivere dei gialli, dei crime in Italia e magari proprio ambientarli a Milano, devi passare per il maestro, che è Giorgio Vladimir Scerbanenko. Per ritornare nella Milano di Scerbanenko dobbiamo lavorare di immaginazione. Pensarla con tanti anni in meno, seguire l'odore acre di una pallottola, o forse muoverci di soppiatto, seguendo tracce e indizi. Come in uno degli incipit dello scrittore. Li abbiamo cercati nella Milano di oggi, quella che ancora ci parla di Scerbanenko. Thank you.
Scerbanenko è stato un po' la guida quando sono arrivato a Milano. Io ho sempre avuto il desiderio di scrivere, di raccontare delle storie crime, e per ambientarle in questa città tu devi passare da chi per primo ha costruito un mondo, che è il mondo di Duca Lamberti, il suo protagonista, ma anche dei suoi racconti, dei 100 delitti, eccetera. Quindi quando sono arrivato a Milano, in Stazione Centrale, ad esempio, avevo in tasca i suoi libri, perché ad esempio c'è un racconto, bomba alla Stazione Centrale, quindi arrivando io pensavo subito al mondo che lui aveva creato tanti anni prima, ma che era ancora attuale. Uscendo dalla stazione c'è Piazza Duca d'Aosta e mi ricordo sempre questo racconto che si intitolava Piccolo Hotel per Sadici, e c'è un mini hotel lì davanti, e io ho sempre immaginato che Scerbanenko avesse ambientato lì la sua storia. Quello tra Scerbanenko e Milano è uno strano rapporto d'amore. Nei suoi libri la descrive con i peggiori aggettivi possibili. La ritrae buia, violenta, spietata. Ma allo stesso tempo è un chiodo fisso, un pensiero stupendo. Come una donna conturbante per cui si prova un'attrazione fatale. Qualcuno dice, qualcuno scrive che la geografia o la topografia, la toponomastica milanese è inessenziale nei romanzi di Scerbanenko. No, no, no. C'è una Milano vivissima, conosciuta come neanche un milanese la conosce. Innanzitutto l'abitazione di Duca Lamberti, che sta in piazza Leonardo da Vinci sull'angolo di via Pascoli, ed era la piazza in cui negli anni 60 Milano in qualche modo costruiva, progettava il proprio futuro. E lui è lì, in bilico, fra la piazza e la via Pascoli, che entra invece verso il centro della città. Alle 11 della mattina, piazza Leonardo da Vinci è un placido periferico deserto, attraversato perfino da carrozzelle con dentro innocenti bambini e da tram inverosimilmente quasi vuoti. E in quell'ora, in quella stagione, in quella dolce imbronciata giornata di aprile, si poteva amare ancora Milano. Ecco, una cosa che mi ha colpito è che, allora, mio padre con Duca Lamberti fa una strana scelta geografica della città, perché sceglie di tornare nei luoghi della sua gioventù, a Piazza Leonardo da Vinci, e lì c'è stato prima della guerra, probabilmente negli anni 30 addirittura, e la stessa cosa per Via Plinio. Via Plinio lui la lascia anche negli anni 30, e mi ha molto colpito questo ritorno al suo passato. Perché poi Scerbanenko è sempre rimasto in questo quadrante, diciamo, nord-orientale della città, anche per una scelta proprio così, era una zona che gli piaceva molto. Però con Duca Lamberti proprio torna agli anni 30, alla toponomastica che era sua negli anni 30. Non voglio tornare a Milano, portami via. Lo strilla Alberta Davide nel romanzo Venere privata. La ragazza si sente minacciata dalla città, Milano è il suo spauracchio. Più ci si avvicina ai suoi confini e più una sorta di cappa nera si distende sul cielo. Milano è una sorta di universo temibile da cui fuggire oppure da attraversare, ma solo se si è già muniti di robuste ombre personali. Scerbanenko nei suoi racconti diventa una sorta di documentarista che racconta il cambio della città. E la città di Milano in particolare non è una città solare. Non è neanche una città grigia, diventa una città nera, e proprio perché diventa nera è una città che prima dava possibilità, che adesso invece sembra toglierle agli suoi abitanti, e proprio togliendole probabilmente crea la presenza di una criminalità. Criminalità che poi Scerbanenko divide in vari modi, nel senso che racconta la piccola, la bassa, quella casuale, e lo fa con storie incredibili che ancora oggi potrebbero accadere. Probabilmente Scerbanenko ha sempre raccontato Milano anche quando non poteva, perché in epoca fascista non poteva farlo. Ad esempio, lui non è mai stato a Boston, eppure ha ambientato una serie di romanzi polizieschi a Boston, perché sotto il fascismo il crimine non ci doveva essere, non succedeva niente di male, solo cose belle.
negli anni 60 non c'è bisogno di nascondersi se non dietro un bicchiere di whisky. Si può parlare di Milano senza chiamarla Boston. E mentre si schivano pallottole, per Scerbanenko Milano è un pozzo delle meraviglie, dove dentro c'è di tutto. Stracci, brillanti, coltellate in gola. A Milano ci sono i soldi, a Milano vengono tutti, arrivano anche i criminali. Punto. E nessuno come lui ha saputo raccontare questa città che si espande oltre i propri limiti, oltre i propri confini, che invade le vecchie cascine lombarde, che entra nelle brughiere, che costruisce il condominio Ulisse di Venere Privata là all'estrema periferia, dove la città finisce, dove comincia la campagna, ma dove la città incune a se stessa con questi mostri di cemento. Ecco, Scerbanenko ha raccontato tutto questo con una lucidità, una asciuttezza, una secchezza che ne fa davvero un grande, grande narratore e testimone del suo tempo. Tenete presente che il ciclo di Luca Lamberti è prodotto tra il 66 e il 69, è il periodo in cui la Ligera, che era la vecchia mala a Milano, in realtà non è più attiva, non esistono più i codici d'onore, ma ci sono le grandi rapine, quelle fatte da Valanzasca, ma anche quelle fatte dalla banda Cavallero. E tra le testimonianze dell'epoca che colpiscono al cinema Scerbanenko c'è la proiezione nel 1968 di Banditi a Milano, che è una sorta di instant movie di Carlo Lizzani che ci racconta l'avvento della criminalità nella città di Milano. Vedendo quel film, Scerbanenko capisce che quello che lui sta raccontando con i suoi racconti è quello che il cinema sta documentando in altro modo, ed è la realtà che sta accadendo a Milano. Sono gli anni di Banditi a Milano di Carlo Lizzani, ecco la criminalità che viaggia su automobili sportive, che è spregiudicata, che non ha sostanziali limiti etici al proprio operare, che massacra, l'impatto sadico fortissimo che ha un romanzo come I ragazzi del massacro, con quel corpo di giovane donna insegnante in una scuola dalle parti di Porta Venezia che viene trovato massacrato. E spesso sono donne le vittime di questa criminalità legata sì alla dimensione dell'avere, del possesso, della ricchezza, delle merci, ma anche legata al possesso del corpo delle donne, che sono le vittime sacrificali più ricorrenti nei romanzi di Scerbanenko. Porta Venezia, dove ci sono i due caselli dell'antico Dazio, e per tutta una serie di motivi. Una che proprio lì mio padre comincia la sua vita milanese, quando farà il volontario per la Croce Rossa notturna, il barelliere per la Croce Rossa, e lì passa le notti in attesa, come dirà lui, di andare a raccattare qualche ubriaco, qualcuno che si era accoltellato, che era stato accoltellato. E poi perché lì ambienta fin dall'inizio una serie di racconti già negli anni 40, era la periferia di Milano negli anni 40, da Porta Venezia c'è questo Buenos Aires, estremamente affascinante, in cui la città è protagonista come poi sarà protagonista nei romanzi di Luca Lamberti. E nei romanzi di Luca Lamberti Porta Venezia continua a tornare. Passano con le macchine per andare in centro, in Venere Privata. È una delle vie che vengono percorse dai protagonisti dei Milanesi ammazzano al sabato, cioè è un luogo che continua a tornare. Ed è anche un luogo che era importante allora ed è oggi perché è una specie di passaggio, no? Da un lato comincia la Milano nobile, la Milano direi aristocratica, dall'altro lato c'è una Milano più popolare, lo è tuttora, ancora adesso, ed c'è questa linea di confine. La Milano descritta da Scerbanenko è un Frankenstein spaventoso. Nei suoi libri le zone nobili e borghesi convivono con le case popolari e i cantieri di quartieri in costruzione. Così come l'eleganza di un completo giacca e cravatta si trova nella stessa pagina di un paio di pantaloni a zampa. E l'attenzione a questi dettagli, quelli dell'abbigliamento, del costume e del look, sono un indizio per comprendere meglio Milano e Scerbanenko. Thank you.
Il costume ha un ruolo importantissimo nella vita di mio padre, perché è una cosa che si sa poco. Giorgio Scerbanenko comincia la sua carriera nel 1934 come giornalista, oltre che con racconti, anche con articoletti, elzeviri e poste sulle riviste femminili. C'è sempre una descrizione molto accurata del look, degli abiti, le minigonne, poi lui usa tutta una serie di similitudini. Aveva una capigliatura alla Françoise Hardy, che era una diva di quegli anni. Per il lettore degli anni 60 immediatamente c'è un riferimento allo star system contemporaneo, che rinvia quindi a un look, a un certo modo di porsi. Anche in questo c'è una grande capacità di mordere il contemporaneo, ecco, e che io raramente trovo in altri scrittori. All'interno di una storia come Venere privata, il plot racconta per esempio il mondo della moda, che è un mondo appariscente, il mondo delle grandi modelle che si facevano fotografare, ma che spesso finivano su cataloghi di gente che decideva di comprare i corpi di queste ragazze. E questo mercato terribile è un mercato di cui Scerbanenko diventa il primo raccontatore. Prima di lui non c'erano state tante inchieste su queste zone non raccontate del mondo della fotografia e della moda, che poteva diventare pericolose per le ragazze. Raccontando queste storie, lui ovviamente racconta ragazze da copertina che in qualche modo, secondo lui, andrebbero protette, andrebbero rispettate, perché secondo lui comunque un uomo non può fare certe cose a una donna. Secondo me non bisogna mai sottovalutare l'importanza che ha avuto La posta con le lettrici, perché lì è entrato davvero in contatto con i loro drammi, con le loro storie più intime e sconvolgenti, soprattutto La posta degli anni 40 e 50, e da questo poi ha tratto molte storie, molti romanzi, ed era amatissimo. Incontro tanti giovani che amano lo Scerbanenko scrittore di noir, ma incontro tantissime signore che mi dicono: io quando ero ragazzina leggevo sempre suo padre, non perdevo un numero di Bella o di Annabella o di novella. Nato a Kiev, ma adottato da Milano, polo internazionale della moda, Giorgio Scerbanenko è stato scrittore di costume, giornalista, attento lettore di cronaca nera e direttore di riviste, dove tra le altre cose risponde alle lettrici con vari pseudonimi. Sono questi gli indizi che abbiamo appuntato sul nostro taccuino e portato a casa di chi, attraverso la sua storia, può aiutarci nell'indagine di questo capitolo. Sono Marta Citakov, sono giornalista dal 92. Ho sempre scritto nella mia vita e ho sempre letto tantissimo. Scerbanenko fa parte di quel bagaglio di letture che tengo tra le più care, perché Scerbanenko aveva una scrittura sublime, perché era allo stesso tempo diretta da giornalista e con un tratto filosofico che la permeava, che la rendeva anche onirica. La parte onirica è quella che rende i suoi racconti così scorrevoli, mentre la parte di cronaca e anche le descrizioni molto crude a tratti sono quelle che fanno venire fuori il giornalista che era in lui, che lui ha sviluppato con grande fatica. Io all'inizio, avendo il grande desiderio di fare la giornalista, volevo farlo per davvero, e quindi ho fatto quello che oggi non si usa più, purtroppo, mi sento di aggiungere, la gavetta. Quindi ho cominciato dal bassissimo. Mi appassionai sempre di più anche facendo delle cose terribili, tipo delle notti di ronda per vedere se c'erano ancora i ragazzi che si bucavano a Milano, piuttosto che i mattinali dei carabinieri con tutta la sfilza in sequela di tutti gli omicidi della notte precedente. Il passaggio dalla cronaca alla moda vera, pura, è stato dovuto all'incontro con Franca Sozzani, che è stata la mia mentore assoluta e che mi ha dato la possibilità di parlare di moda in una maniera inusuale, originale, libera. Il percorso di Vogue e poi dell'uomo Vogue mi ha regalato l'opportunità di fare l'esatto contrario di quello che ha fatto Scerbanenko, che ascoltava le donne e dirigeva giornali femminili per poi scrivere cose assolutamente maschili con protagonisti sostanzialmente maschili. Io ho fatto il contrario, credo di essere una delle poche donne che hanno lavorato in tutti i maschili italiani.
Io ho fatto delle cose che ritengo molto divertenti, ho impersonato, travestendomi da uomo, la giornata di una donna nei panni di un uomo che cerca di conquistare le donne per vederne le reazioni dall'altra parte della barricata. Devo dire che negli anni tra la fine degli 80 e i 2000 c'è stata la vittoria dell'Italia sulla Francia. Scerbanenko andava con il suo autista in macchina a vedere le sfilate di Parigi quando dirigeva alcuni femminili. Adesso da Parigi vengono a Milano perché davvero c'è stato questo superamento. Una volta la moda era Parigi, l'alta moda specialmente. Oggi la moda è Milano prima di tutto. Il costume è quello che nel giornalismo mi appartiene di più perché in realtà è il racconto quotidiano fatto di tanti pezzettini di quello che poi diventa storia. È come vive la gente, è quello che succede nei posti e quindi è in realtà la possibilità di mettere insieme delle tessere del puzzle che comprendono la moda così come comprendono la cronaca nera. È tutto quello che succede che fa il modus vivendi di una città, di un popolo, di una nazione. Mio padre era un giornalista tra le mille cose, era di origine bulgara, era di padre bulgaro, si ritrovò di colpo da solo, senza una famiglia che era stata sterminata, e apolide, come Scerbanenko. Prese lo pseudonimo di Giovanni Cavallotti per firmare scritti che erano ricerche universitarie prima e poi anche articoli, perché non poteva usare il suo cognome. L'affinità con Scerbanenko È quasi infinita per me, perché io vengo da un padre che era bulgaro e che quando depositò in Italia i nomi mio e di mio fratello non poté far declinare il cognome, quindi io sono un errore che cammina, perché io mi chiamo Marta Citakov e Citakov è un cognome maschile, io dovrei essere Citakova. Il cognome è una storia invece molto complicata e molto interessante. Lui sarebbe stato Vladimiro Valerianovich Scerbanenko. Sceglie come pseudonimo invece Giorgio Scerbanenko, scritto all'italiana a un certo punto, perché prima c'è tutta una serie di strani pseudonimi: Enko, Valeriano Scerbanenko, Vladimiro Scerbanenko, insomma c'è tutta una serie di strani pseudonimi. Poi a un certo punto sceglie definitivamente Giorgio Scerbanenko. Allora, Giorgio non era il suo secondo nome, era il nome del fratellino morto da piccolo, quindi fa una scelta, secondo me, molto significativa e molto pesante, un po' triste. Si rifà a questo che era il primo figlio che era morto di polmonite da piccolissimo nell'inverno russo, quindi sarebbe stato il suo fratello maggiore. E Scerbanenko lo italianizza. Però io credo che poi, da quando ritorna in Italia, a Milano, dalla Svizzera, dall'esilio svizzero durante la guerra, lui è assolutamente inserito. Lo ammette lui stesso in questo mondo del giornalismo, è assolutamente milanese per certi aspetti. Come tutti i milanesi d'adozione, Scerbanenko è straniero tra gli stranieri e ci racconta una città piena di accenti, perché a Milano non ci sono solo milanesi, ma milanesi si diventa quasi subito. Milanesi non sono soltanto milanesi, sono tutti quelli che arrivano in questa grande città in quegli anni. In quegli anni siamo agli anni del boom economico, sono gli anni in cui Milano è vivissima, si esce, i teatri sono pieni, i ristoranti sono pieni, è la vita che esplode. Ci sono tante persone, sono quelli che hanno un negozio, sono quelli che lavorano in un giornale, sono quelli che fanno i poliziotti, sono quelli che guidano il tram, sono persone che possono avere una grande personalità o possono essere anche anonime. L'osservatore Scerbanenko non si pone il problema di raccontare una sola categoria sociale, le racconta tutte e sullo sfondo di una città come Milano, a seconda della tua posizione sociale, puoi cambiare il tuo destino, puoi perderlo o puoi migliorarlo in qualche modo. Anche se tu sei una persona povera, puoi avere una buona chance, no? Ci sono personaggi che non avrebbero una chance della vita, che magari per un solo giorno diventano dei leoni, delle persone che cambiano la realtà. I milanesi ammazzano il sabato perché gli altri giorni vanno a lavorare, banalmente. C'è questa etica del lavoro, questa idea di Milano capitale morale,
dove il lavoro è il valore fondante della società civile, è il collante che tiene insieme le generazioni e anche i ceti sociali della città, al punto che una cosa superflua o comunque non indispensabile, quale il delitto, la si fa il sabato, nel giorno in cui non si deve andare a lavorare. Anche in questo Scerbalenco coglie un elemento connotativo molto forte della milanesità, questa etica del lavoro, che credo sia davvero un elemento specifico che fa parte della storia, della cultura e dell'identità ambrosiana. I milanesi ammazzano al sabato. Mai titolo fu più azzeccato. È lo stesso Scerbalenco a provare in prima persona lo strano connubio tra operosità e delitto, nei vari lavori fatti in gioventù e soprattutto alla guida delle ambulanze, dove si ritrova a girare per Milano e a osservare le storie più bizzarre dei suoi abitanti. Più che essere affascinato dalla Milano nera e dalla malavita, era affascinato dal carattere delle persone. Era un grande osservatore e nelle sue storie poteva raccontare un piccolo criminale che faceva delle truffe o magari uno che arrivava a compiere un crimine per motivi passionali. Poteva raccontare la storia di un ragazzo che si trova in un giardino pubblico in via Palestro, si trova seduto tranquillamente su una panchina, arriva una persona anziana e questa gli offre subito del denaro se lui potrà eliminare qualcuno. Per poterlo fare avrà una bellissima motocicletta per farlo, quindi il sogno di ricchezza di questo ragazzo lo spinge al crimine. Peccato che poi la motocicletta scivolerà sul pavé durante la grande rincorsa che prende la moto e quel crimine non si compirà. Nelle pagine di 4 romanzi, a guidare il tour che porta a conoscere Milano e i milanesi, c'è Duca Lamberti, capelli pettinati, serio, teso, all'aspetto di un uomo borghese tra tanti, ma come i personaggi che incontra, ha molto più da raccontarci. Duca Lamberti è un personaggio straordinario, protagonista di 4 romanzi di Giorgio Scerbalenco, creati negli anni 60, ma ha una caratteristica fondamentale. È un medico che ha praticato eutanasia su una paziente terminale, quindi per pietà l'ha aiutata ad andarsene, è stato incarcerato e dopo viene aggregato alla polizia come investigatore. E questa è una modernità straordinaria di Scerbalenco, perché il primo che pensa, non pensa a un poliziotto, un questore, un vicequestore, un ispettore qualsiasi, pensa a un medico che faccia delle indagini per conto della polizia, come se fosse un consulente. Pensa all'eutanasia negli anni 60, ancora non ci siamo arrivati adesso, e questo personaggio è a 360 gradi ed è così potente che secondo me ha fatto di ispirazione a tutti quelli che sono venuti dopo. A noi italiani dobbiamo tutto a Duca Lamberti. Scerbalenco nelle sue storie gioca sempre tra giustizia e ingiustizia, racconto di una persona e fatto che in realtà ha combinato. E Duca Lamberti è una persona che ha il ruolo di guardare negli occhi le persone, farle confessare, ma soprattutto cercare di capire le loro storie. In alcuni casi le loro storie sono così terribili che al suo protagonista verrebbe voglia di prenderli a cazzotti. Avrebbe voglia di fare anche lui una violenza, perché non è sopportabile il tasso del dolore di una violenza che ha visto subire da persone innocenti. Duca è sempre molto lento, è un personaggio che mette la lentezza dentro la fretta di un mondo che corre veloce, e lui lo attraversa con lo sguardo disincantato, da duro col cuore buono, un po' come davvero potevano essere Sam Spade o Philip Marlowe nella grande letteratura della Hard Boiled School. Lo stile di scrittura di Scerbalenco è figlio delle sue letture anglosassoni. I gialli americani gli hanno insegnato come arrivare al cuore delle cose, a fissare in faccia l'assassino, a gareggiare con la velocità di uno sparo. Per questo nei suoi romanzi si parla una lingua che arriva subito al punto. In Scerbalenco c'è una
straordinaria attenzione alle parole. Benché qualcuno abbia detto e scritto che Scerbanenko scrive male, in realtà Scerbanenko adotta una lingua, un lessico, ma soprattutto una sintassi molto prossimi ai modi del parlato, quindi con un predominio della paratassi, sull'ipotassi, frasi brevi, molto spezzettate, facendo attenzione a non sprecare parole. Ma lo dice lui stesso in una sorta di dichiarazione autopoetica. In carcere si diventa anche intelligenti e le parole hanno molto valore, quelle dette e quelle ascoltate. Nella vita libera, incensurata, c'era soppio e svalutazione della parola e dell'ascoltare le parole. Si continuava a parlare senza sapere bene quello che si diceva e si ascoltava senza capire. Scerbanenko fa cambiare la lingua ai suoi personaggi solo rispetto alla loro posizione sociale e alla loro provenienza rispetto al paese, ma per il resto usa una lingua che tutti devono comprendere e non fa delle frasi nemmeno troppo lunghe, nemmeno troppo pesanti, perché devono essere frasi leggibili e sulle quali puoi fare anche uno stacco col mio lettore. Tieni presente che lui calcolava persino le battute di quello che metteva dentro, quindi non sono mai parole messe a caso, sono parole che devono stare in ingombri, soprattutto in ingombri di riviste. E poi c'è il cinema. Scerbanenko va matto per il cinema. I suoi romanzi sono fatti per essere sceneggiati quasi in modo naturale. La sua scrittura è piena di immagini, dialoghi, scene madri. La descrizione di Scerbanenko è tagliente e non ha rimorsi nei confronti della violenza fisica e psicologica. Non c'è censura nei suoi romanzi. Non esiste il vietato ai minori. Il cinema ha rimasticato Scerbanenko adottando e comprimendolo dentro il genere poliziottesco all'italiana degli anni 60, gli autori che se ne sono, gli registi che se ne sono occupati, Di Leo, Massaro, sono grandi director un po' all'americana, quindi enfatizzando soprattutto le dinamiche, come dire, conflittuali criminali sul versante action, con straordinarie colonne sonore, quella musica, quelle colonne sonore che caratterizzavano un po' tutto il poliziottesco, ma anche i film tratti da Scerbanenko, ovviamente rendono onore ad alcune dimensioni della sua narrativa e ne semplificano molte altre. Io mi chiamo Enrico Gabrielli, sono musicista, faccio un po' l'arrangiatore, il compositore e suono in un po' di gruppi, tra i quali Calibro 35, The Winstons, Mariposa e ho militato negli After Hours. Sono Tommaso Colliva e nella vita faccio dischi. Mi sveglio la mattina, c'è un disco da fare, io cerco di farlo. I Calibro 35 nascono come un progetto di studio tra musicisti che si conoscevano ma non si conoscevano. L'idea era quella di metterci in studio per una settimana e investigare l'argomento colonne sonore italiane degli anni 60 e 70 e in particolar modo le colonne sonore dei film polizieschi, da Carlo Lizzani a Fernando Di Leo a Umberto Lenzi. E Tommy abbia un'illuminazione, dicendo: ma gli italiani, ma per cosa sono conosciuti all'estero in fatto di musica? Ancora adesso? Effettivamente la risposta fu automatica: le colonne sonore. Cioè le colonne sonore, in particolare di un periodo ristretto del ventennio 60-70. Il mondo di Scerbanenko all'interno di Calibro entra moltissimo, perché da subito, facendo una selezione mentale di colonne sonore, mi sono orientato su quello che era il poliziottesco, per poi capire che in realtà mi piaceva di più il noir alla Fernando Di Leo. E quelle atmosfere, proprio le atmosfere del noir e del poliziesco italiano, sono assolutamente coerenti con quello che 10 anni prima aveva scritto Giorgio Scerbanenko. Infatti lo stesso nome, Calibro 35, deriva da Milano Calibro 9. Ovviamente non il nome di un'arma, perché 38, insomma, era un po' pesantino. 35 è la pellicola, per cui infatti non esiste la Calibro 35. 35 mm è la dimensione della pellicola del cinema.
E quindi è stato così. Io ho letto Giorgio Scerbanenko prima di avere a che fare con la musica del mondo del poliziottesco. Poi ho visto un po' di film suoi proprio dopo aver formato questo gruppo, in particolare Milano Calibro 9, e i film legati al personaggio di Duca Lamberti, che sono stati fatti 3 film in realtà, tranne uno, che è traditore di tutti, per cui noi come Calibro 35 abbiamo fatto una colonna sonora immaginaria senza il dispositivo finito. Io ho fatto parte degli After Hours dal 2006 al 2009 e l'unico disco in cui ho lavorato si chiama I milanesi ammazzano il sabato, ed è un'evidente citazione dal libro di Scerbanenko, I milanesi ammazzano al sabato. Noi a nostra volta con i Calibro 35 successivamente abbiamo coverizzato la canzone degli After Hours, quindi facendo la cover dei milanesi ammazzano il sabato, per chiudere un po' il cerchio in qualche maniera dell'omaggio a Scerbanenko di quel periodo. All'estero sono da una parte molto curiosi perché è una musica che esprime una italianità molto forte, quindi questo causa che anche la musica che facciamo noi desta molto interesse, ma come una cosa un po' esotica. Ovviamente si sa che l'ha ripresa Tarantino, ma non si hanno le basi, per cui siamo fruibili, ma anche esprimiamo una certa unicità. I Calibro 35 sono figli di Milano e dell'ultimo baluginare, l'ultimo strascico di un immaginario che non esiste più. Che Milano in realtà, come sappiamo tutti, soprattutto dopo l'Expo, ha preso una strada molto molto rapida e ha un po' lasciato indietro una serie di suoi punti caratteristici che invece altre città italiane ancora tengono. Milanesità sì, perché non siamo solari. Evitiamo il cliché dell'Italia che è ricca di sole. Noi non siamo sole, pizze, mandolino, non siamo la costiera napoletana, siamo molto di più la nebbia di Milano con la pioggia. Milano in quegli anni era una città piena di nebbia, era una città dove ancora la cighiera, come la chiamano qui, arrivava dalle campagne, perché insomma veramente intorno era circondata dal verde. La nebbia nella Milano di Scerbanenko è molto più di una semplice cappa nel cielo. La nebbia è attrice protagonista, si piazza sul naviglio, c'è la movimenti, confonde le acque, aumenta il mistero e complica i piani di Duca Lamberti e della polizia. Le atmosfere le potremmo cogliere sui navigli. Se noi becchiamo uno di quei grandi battelli che portavano la sabbia una volta, o ci troviamo nel mezzo di una notte o di un'alba con la nebbia, siamo dentro a traditori di tutti. In certe zone la Milano di Scerbanenko è esattamente come quella di oggi. I navigli, penso, traditori di tutti. Ad esempio, il luogo in cui viveva Scerbanenko ha fatto vivere fittiziamente Duca Lamberti, che era piazza Leonardo da Vinci di fronte al Politecnico, quella è una zona che ancora oggi è abbastanza aperta, ci vanno gli studenti, c'è un parco davanti e a volte lì c'è ancora la nebbia. Anche Milano ha un cielo. In Traditori di tutti, Scerbanenko sfoggia un aspetto che è meno netto ma comunque presente nella sua scrittura, l'ironia. In quei roventi giorni di agosto, la metropoli non era giudicata più abitabile da un gran numero di cittadini, che chissà perché la trovavano abitabilissima con la nebbia, lo smog e la neve. È una città dove può esserci la pioggia, la Milano di Scerbanenko, dove ci può essere la nebbia, dove ci può essere una grande umidità, un grande caldo. Non è una città confortevole, non è una città di vacanze. Thank you.
La cucina in Scerbanenko, secondo me, ha due caratteristiche. Serve per raccontare i personaggi, non per raccontare il cibo. Quindi, quando c'è una tavola imbandita di un certo tipo, che è una tavola borghese o un ristorante, chiamiamolo di alto livello, allora si dice che mangiano il caviale piuttosto che qualche altra pietanza costosa. Mentre quando invece stanno mangiando, insomma, le persone comuni, allora magari c'è la rosticceria o c'è una pizzeria. E questo ci serve per far capire anche le disponibilità economiche dell'uno e dell'altro. Però non c'è ancora quell'attenzione che c'è ad esempio nei giallisti di oggi nel raccontare le ricette, nel raccontare i piatti. Lì è più il cibo è funzionare alla storia, ecco. Non viene voglia di mangiare leggendo i romanzi di Scerbanenko. Non è ancora arrivato Pepe Carvalho, non è ancora arrivato Montalbano, e quindi i mangiari che noi troviamo sono mangiari soprattutto poveri, sono mangiari di sopravvivenza. Ci sono alcune persone che mangiano ricche, ma lo fanno proprio per esibire il fatto che sono ricche. Quindi non si può fare un menù culinario leggendo Scerbanenko. Si può parlare magari di che cosa bevono le persone in quei libri, e sono quasi sempre alcolici, e questi alcolici ricordano la tristezza, l'abbandono. Nella Milano che esce dalle pagine di Scerbanenko, anche quando la giornata è piovosa e la nebbia cancella le strade, c'è sempre un'insegna fosforescente di un bar a guidare come una stella cometa. Dentro un caffè corretto o una grappa portano alla salvezza o a incontri che cambiano la vita. Il Bar Basso, che è uno storico bar milanese dove in Venere Privata Luca Lamberti e Livia Ussaro si incontrano per la prima volta, un bar di boiserie, di lampadari di cristallo, che sembra una sorta di caffè parigino depositato sulla circonvallazione milanese, un bar storico frequentato da molti giallisti milanesi, tra l'altro, proprio, forse anche perché Scerbanenko ha ambientato lì una delle sue storie più interessanti. Il banco di alcune decine di metri per le bevande, quello di una dozzina di metri con le tartine all'uovo, al salmone, al caviale, oltre agli altri due banchi di pasticceria e di gelati, sempre di misure che davano un tono di Versailles e Tuileries all'ambiente, erano quasi completamente a sua disposizione. Nessuna ricetta, ma lunghi elenchi provenienti dalla gastronomia anni 60. Tartine all'uovo, caviale, pollo in gelatina, lumache, insalata capricciosa e poi tanto da bere. Whisky, grappe, cognac. Milano per Scerbanenko continua ad avere una doppia faccia. Quella edulcorata che consuma drink e stuzzichini in locali sgargianti e quella che combatte una battaglia quotidiana, magari spostandosi da un capo all'altro della città. Mezzogiorno non è l'ora ideale per attraversare Milano in auto. E forse neppure esiste un'ora. Scerbanenko scherza sempre sul traffico di Milano, una città che la modernità ha popolato a dismisura. Un groviglio di strade, clacson, tanfo di marmitte. Sicuramente l'automobile con Luca Lamberti, ma anche nelle storie in generale di Scerbanenko, è importante. Sono sempre auto potenti, auto lanciate a tutta velocità, auto appariscenti, a parte appunto le Oliva della polizia, però comunque l'auto era anche il mezzo nuovo, il mezzo che non tutti si potevano permettere, che però i criminali chiaramente si potevano permettere, e quando ce l'avevano potevano far ruggire tutti i cavalli. Quindi era anche forse un'idea di modernità, di velocità che prima non si conosceva, perché insomma la città aveva le strade asfaltate, aveva queste auto potenti e si poteva farle correre. C'è quella scena di Venere Privata in cui il giovane Davide taglia Milano con la sua Giulietta blu,
Foro Bonaparte, Via Dante, Via Orefici, Piazza Duomo, Corso Vittorio, San Babila, Porta Venezia. Segui quell'auto e ti si apre Milano, nella sua interezza. L'auto dello strano fanciullo era una Giulietta, naturalmente blu scuro, naturalmente con l'interno grigio, naturalmente senza radio e senza alcun accessorio. Non sarebbe stato di classe. C'è anche tutta un'epica del guidare veloce, del guidare piano. Per esempio, venere privata, il duca accompagna il giovane alcolizzato che, pur avendo bevuto, guida spregiudicatamente veloce, anche in una strada non particolarmente facile. Mentre al ritorno, duca guida, e viene sottolineata questa cosa, molto lentamente. Gli fece portare la valigia in macchina e sedette quieto vicino al volante, sapendo già che non avrebbe guidato lui. Gli anni 60, Milano, l'automobile. Un triangolo che Scerbanenko descrive benissimo, imprevisti compresi. Forse è proprio per questo che i suoi personaggi usano anche altri mezzi per muoversi in città. Diciamo che sicuramente il racconto del tram è quello più coreografico, quando lui lo mette, però il trasporto a piedi è quello più bello, anche per poter sviluppare l'umanità dei personaggi, anche perché la macchina, noi sappiamo che può subire incidenti e può essere buttata nel naviglio, quindi non è esattamente il mezzo che lui usava di più. Scerbanenko andava a piedi o, in certi periodi della sua vita, ha avuto l'autista che lo accompagnava. Non c'è guida senza conducente, non c'è viaggio senza ricordo. E noi cosa portiamo al ritorno da una pagina di Scerbanenko e della sua Milano? Se dovessi portare un souvenir dal mondo di mio padre, in realtà ce l'ho. È un famoso fermaporta con cui nei milanesi ammazzano il sabato, vengono ammazzati tutti i cattivi. Se dovessi scegliere un souvenir di viaggio dai romanzi di Duca Lamberti da portare con me, sceglierei un'arma del delitto, perché una cosa interessante nei romanzi di Scerbanenko è che non si uccide come si uccide nei thriller americani o nei noir francesi usando la pistola, il revolver. Succede spesso usando arnesi e attrezzi della vita quotidiana. Ogni lettore sa, ci potrebbe fare un inventario delle armi del delitto. La più curiosa, la più emblematica, a modo suo la più paradigmatica, è questa. A un certo punto, parlando di armi del delitto, in un romanzo del ciclo di Duca Lamberti si dice: anche con un bocciol di rosa puoi uccidere una persona se glielo conficchi sufficientemente in fondo alla gola. Mi porterei un bocciol di rosa. Prima di chiudere l'indagine turistico-culturale sulla Milano di Scerbanenko, abbiamo da proporvi un tour finale e alcune indicazioni da consultare al nostro indice. Nato a Kiev il 28 luglio 1911, Giorgio Scerbanenko passerà gran parte della sua vita a Milano. È in questa città che siamo andati alla ricerca dei suoi scritti e trovato molti spunti per la nostra guida. Potrete farlo anche voi seguendo i nostri suggerimenti. Il primo è semplice. Osservate la città come farebbe un turista, attraversandola dal Duomo al Castello Sforzesco, dai Navigli a Brera. Vi sembra strana come scelta? Assolutamente no, perché non c'è posto del capoluogo lombardo che lo scrittore di Kiev non abbia toccato con i tasti della sua macchina da scrivere. Per Scerbanenko Milano non ha segreti e ama citare la toponomastica. I suoi libri sono fedelissimi tour tra i quartieri di questa città. Scorrendo le sue pagine non ci si perde mai, si sa sempre dove si è. Strada per strada, porta per porta, naviglio per naviglio. Per questo vi sarà facile andare sulle tracce di Duca Lamberti, il personaggio della fortunatissima quadrilogia pubblicata negli anni 60. Noi vi consigliamo di partire da Piazza Leonardo da Vinci 10. Qui troverete la casa dove, nella finzione di questi libri,
ha abitato anche il medico radiato dall'albo. Partendo da questa piazza, potete ripercorrere molti tragitti fatti dallo stesso Duca. Il nostro consiglio è di farlo salendo su un tram che potete prendere lì vicino. Saranno le atmosfere delle parole secche di Scerbanenko che vi verranno a trovare. Basteranno poche fermate per ammirare architetture che da subito vi risulteranno familiari. Sono le stesse che ha ammirato anche lo sguardo di Duca Lamberti. Tutte o quasi. La fitta rete di tram vi permetterà di muovervi agilmente in tutte le zone della città. Vi suggeriamo però di fare a piedi il tragitto che da Piazza Carlo Erba vi porta al bar in cui Duca incontra per la prima volta Livia Ussaro. Milano per Scerbanenko non è fatta solo di palazzi. Il suo romanzo metropolitano viene spesso tradito da un sentimento puro per la natura. Nei suoi itinerari, lo scrittore ci accompagna nelle periferie attorno al capoluogo lombardo. I canali, i ruscelli, l'aria che arriva dalla montagna sono le prime frontiere di una campagna che verrà conquistata dall'onda lunga del cemento. Una via Gluck di Celentano, ma all'ennesima potenza. C'è anche un nuovo mezzo che fa capolino nella Milano di Scerbanenko. È la metropolitana. Inaugurata proprio negli anni 60, troppo presto per diventare forte protagonista delle pagine dei suoi romanzi, ci piace pensare che sarebbe diventata lo scenario ideale per un nuovo viaggio di Duca Lamberti. Un viaggio dai cui sotterranei si riemerge in superficie come la più complessa delle verità nascoste.